Sono tanti i servizi digitali che la Camera di Commercio di Pordenone Udine offre alle imprese, agli imprenditori. Per spiegarli meglio, per far vedere operativamente come funzionano e che opportunità danno, siamo venuti a trovare Sabrina Pontoni, colei che ci guiderà dunque alla scoperta di queste opportunità. Sabrina, partiamo dallo spiegare come un'impresa si può rendere digitale, può usufruire di questi servizi a partire dalla firma digitale, divenuta sempre più importante. Infatti, la firma digitale è uno degli strumenti principe che la Camera di Commercio emette, perché consente di firmare digitalmente dei file informatici. Cosa significa? Una volta prendevamo una penna, un pezzo di carta, facevamo una firma. Adesso i file devono necessariamente essere inviati in maniera informatica e quindi per firmare un file bisogna avere uno strumento e noi rilasciamo o la chiavetta o la tessera. E digitare un PIN, cioè un codice che consente appunto di apporre la propria firma che ha la validità legale della firma autografa e quindi consente di poter intraprendere e presentare domande di contributi, oltre ovviamente a tutte le pratiche in Camera di Commercio e accedere a diversi servizi. Tra altre cose, noi abbiamo la nostra chiavetta Digital DNA, che è una chiavetta che consente di essere utilizzata tramite una app e quindi di essere autonomi e quindi slegati anche dal PC. Ed è semplicissimo firmare. Questa, vedete, io l'app, la apro. Apri. Avanti. Firma. Ok, e il documento è salvato e lo posso condividere. Operazione rapidissima, semplicissima. Semplicissima, quindi quando dicono che gli strumenti digitali sono complicati, non è vero, bisogna imparare ad utilizzarli. Noi poi rilasciamo l'identità digitale, quindi oltre alla firma digitale rilasciamo che lo SPID. Tutti credo abbiano sentito parlare di SPID, quindi la nostra Certification Authority Infocamere, che è la società consortile delle Camere di Commercio per l'innovazione digitale, è diventato Identity Provider anche per lo SPID. E quindi agli imprenditori rilasciamo lo SPID gratuitamente venendo in camera. Col cellulare poi un imprenditore può fare tantissime altre cose, sempre legate al mondo camerale. Ad esempio il cassetto digitale dell'imprenditore, che è un portale in cui l'imprenditore accede o con la nostra chiavetta o con lo SPID e può scaricare gratuitamente tutti i documenti che riguardano la propria impresa. Quindi pensate a un imprenditore che va in banca, ha bisogno di una visura per chiedere un finanziamento, cosa fa? Entra nel cassetto digitale col proprio cellulare e accede a tutti i servizi camerali. Oltre, diciamo che però questi servizi camerali abbiamo cercato di renderli anche fruibili e raggiungibili dagli imprenditori. Cosa significa? La Camera di Commercio, oltre ad avere le due sedi di Udine e Pordenone e quella di Tolmezzo, ha fatto delle convenzioni anche con le associazioni di categoria e con i professionisti iscritti all'ordine. Quindi non è necessario recarsi in Camera di Commercio obbligatoriamente, ma si può andare nelle nostre sedi decentrate e presso queste associazioni di categoria che rilasciano i nostri dispositivi. La richiesta di firma digitale può essere fatta anche online, sempre tramite il portale di Infocamere, e quindi l'imprenditore con il proprio SPID o con la propria firma digitale o con la webcam può essere riconosciuto e riceve la firma digitale direttamente a casa senza neanche spostarsi. Quindi cerchiamo sempre di andare incontro all'imprenditore in modo che non debba venire necessariamente in camera e perdere qualche giornata o qualche ora di lavoro, ma possa essere raggiunto. Ovviamente a noi fa sempre piacere che venga in camera perché il contatto col cliente, che chiamiamo cliente, ma con l'imprenditore per noi è importantissimo perché ci consente di presentargli tutti i nostri servizi e di creare un rapporto e potergli dare tutto quello di cui ha bisogno. Noi abbiamo altri servizi digitali, pensiamo alla fatturazione elettronica, a un portale completamente gratuito per le imprese iscritte in Camera di Commercio, in cui possono conservare a norma le proprie fatture, oppure anche i libri digitali che consentono di conservare digitalmente le proprie scritture contabili. Pensiamo agli eventi di questi giorni, ai temporali, alle inondazioni. Se abbiamo i file salvati digitalmente, non serve che li stampiamo sulla carta, ma abbiamo tutto sempre salvato. Quindi un'ottica di digitalizzazione spinta, ma diciamo sempre all'imprenditore che siamo disponibili a
fargli utilizzare questi strumenti e spiegarglieli soprattutto. Con grande consapevolezza e con grande sicurezza, perché sappiamo quanto sia pressante e presente il rischio e la minaccia degli hacker, dei criminali digitali. Sotto questo aspetto c'è la massima garanzia di tutela e affidabilità. Assolutamente sì, come vi dicevo, tramite la Certification Authority Infocamere, le Certification Authority sono delle società che garantiscono e hanno dei parametri di sicurezza elevatissimi e una serie di documenti da presentare per poter diventare tali, che garantiscono anche la sicurezza in maniera estrema. Anche voi avete visto la connessione Bluetooth col cellulare della chiavetta, è una connessione criptata, non è che chiunque può accedere al mio dispositivo e firmare per me, perché la firma digitale, come dicevamo prima, ha valenza legale, quindi è proprio la mia firma e quindi dobbiamo essere sicuri che nessuno utilizzi il dispositivo e faccia delle cose utilizzando la nostra firma, che è come fosse falsificata, mentre sulla cartacea è falsificata, chi ha la nostra firma digitale, il nostro PIN, firma per noi qualsiasi cosa e quindi questo è sicuramente una cosa che viene protetta tramite la Certification Authority. Grazie, grazie Sabrina. Grazie a voi. E Sabrina è sempre qui a disposizione di tutti gli imprenditori, delle imprese, della Camera di Commercio di Pordenone Udine. Ben ritrovati anche col punto statistica del nostro approfondimento dedicato alle imprese, alla Camera di Commercio di Pordenone Udine, sempre in compagnia di Elisa Qualizza. Oggi vi raccontiamo quello che sono le Skylab. Che cosa significa innanzitutto, Elisa? Allora, innanzitutto si tratta di imprese che secondo la definizione Eurostat e OCSE, perché le definizioni in realtà sono varie, hanno una crescita annua del fatturato del 20% superiore per almeno 3 anni di fila, quindi significa che per almeno 3 anni il fatturato ogni volta aumenta di almeno il 20%. Diciamo, sono le Ferrari delle esatto, imprese. Esatto, e soprattutto creano un sacco di esternalità positive all'economia, perché ovviamente creano ricchezza, ma non solo, come vedremo, creano anche posti di lavoro e introduzione e innovazione rispetto a prodotti e servizi. Quante sono in Friuli Venezia Giulia? Allora, in Friuli Venezia Giulia, esaminando le annualità dal 2018 al 2021, quindi è stato esaminato questo triennio, dove abbiamo visto ben 14.000 imprese in totale che depositano i bilanci, solamente 263 hanno questa caratteristica di scale up, quindi meno del 2% delle imprese esaminate. Ovviamente solo le imprese che depositano i bilanci possono essere prese in considerazione. Ben 115 sono situate nel territorio di Udine e 62 a Pordenone. Poi abbiamo una quota rilevante comunque anche a Trieste, 55, e Gorizia, 31. Possiamo già da subito dire che la metà di queste imprese è di recente costituzione, perché ovviamente è più facile avere questi incrementi di fatturato nei primissimi anni di attività dell'impresa. Ma di che cosa si occupano? In generale abbiamo visto che negli ultimi anni la maggior parte opera proprio nel settore delle costruzioni. Sicuramente i bonus 110, edilizia e quant'altro hanno dato una spinta alla redditività di queste imprese, però seguono poi anche generiche imprese del settore della manifattura, così come attività professionali, scientifiche e tecniche. C'è un dato rispetto a un fatturato medio? Sì, allora, queste imprese partono da un fatturato medio che già è di 500.000 di euro, quindi già un fatturato importante. Non ci immaginiamo solo l'impresa appena creata con poche migliaia di euro di fatturato, però nel triennio riescono ad arrivare in media a 2,5 milioni di fatturato. Caspita. Quindi sicuramente è un fatturato significativo. Per quanto riguarda invece gli occupati, oltre a crescere in fatturato, crescono anche il numero di dipendenti? Sì, crescono anche gli addetti, perché nello studio abbiamo visto che negli ultimi 3 anni gli addetti di queste scale up sono più che triplicati, sono passati da 764 a 2700. Se vogliamo un'altra misura, possiamo dire che almeno la metà di queste imprese ha cresciuto il proprio organico di almeno un addetto all'anno e le imprese in media sono passate da 5 addetti a 13, quindi si inizia a parlare anche di imprese di una certa dimensione. Grazie come al solito, Elisa Qualizza, la nostra statistica. Appuntamento alla prossima puntata.